Caro Babbo Natale, chi ti scrive è un milanista, sempre più scoraggiato, depresso e rassegnato. Quest'anno avrei voluto chiederti un po' di regali. Prima avevo pensato all'esonero di Pioli, ma poi purtroppo mi sono reso conto che per te è molto più facile consegnare in una sola notte tutti i regali a tutti i bambini del mondo piuttosto che fare esonerare il nostro mister. Lo capisco. Poi avevo pensato ad un nuovo preparatore atletico, ma anche qui, ok, lo cambi, ma il danno ormai è fatto, visto che a Milanello sono rimasti 5 primavera con 6 titolari, titolari che tra l'altro hanno in campo la stessa voglia che ho io quando vado a pagare il bollo auto, vedi Teo e Leao, anche se un po' li posso capire se non spingono più di tanto, visto che a Milanello il pericolo infortuni non è che è dietro l'angolo, è proprio all'ingresso del centro, in bella vista con le insegne luminose. Alla fine però ho realizzato una cosa. Visto che ora la colpa, la vera colpa di questo 2023 così mediocre non è più né di Pioli né del suo staff, perché diciamoci la verità, hanno fatto di tutto per farsi licenziare onestamente, bensì della dirigenza e della proprietà, stavo pensando ad una cosa. Caro Babbo Natale, compra tu il Milan, cioè tu disponi del budget per tutti i regali dei bambini del mondo intero, sei titolare di una fabbrica di giocattoli con non so quanti elf dipendenti, non dirmi che non ti ritrovi un miliardo e mezzo per comprare il Milan? Oppure, se ti viene più comodo, perché non fai una cordata con gli arabi? Vedi tu. Insomma, sarebbe un affare anche per te, visto che il Milan è una squadra col bilancio attivo. Che poi, aggiungo io, tu saresti perfetto anche come colori sociali della tua divisa. Alla fine basterebbe sostituire le strisce bianche del tuo vestito con quelle nere e saresti un milanista perfetto veramente. Come dirigente ci metti un paio di elfi di fiducia e come allenatore ci metti Rudolf, la tua renna, può mai fare peggio di questo Pioli? Dai, che poi ci mettiamo tutti a cantare Rudolf is on fire. Insomma, pensaci davvero. Scherzi a parte, questo vuole essere solo un modo divertente e alla mia maniera non solo di ridere di un periodo sportivamente così così, ma soprattutto di farvi con tutto il cuore i miei più sinceri e vivi auguri di Buon Natale a tutti voi. Un abbraccio a tutti e Rudolf is on fire! Ciao ragazzi, buon Natale!